Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione in diretta su Di Lucca in apertura del nostro notiziario flash La Cronaca. La squadra mobile ha denunciato un operaio 42enne di origini rumene residente a Lucca che a causa del suo carattere geloso minacciava e molestava la compagna, una 35enne anch'essa rumena. Una situazione degenerata una volta che l'uomo ha saputo che la donna era rimasta incinta, l'uomo infatti era diventato ancora più violento, avanzando dei dubbi sulla sua effettiva paternità ed invitando la donna ad abortire. Quando questa gli ha detto invece di voler tenere il piccolo anche senza il suo consenso, l'operaio ha dato in escandescenza e solo l'intervento di una coppia di connazionali ha evitato il peggio. E sempre la squadra mobile ha denunciato una 38enne residente a Lido di Camaiore, rea di non aver ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale di Lucca sulle visite da parte dell'ex marito residente a Lucca alla figlia. L'uomo aveva il diritto di vedere la piccola due volte a settimana con possibilità di averla con sé anche a fine settimana alterni, ma la donna invece, accampando diverse scuse, non gli ha quasi mai consentito di vedere la bimba o di portarla con sé, addirittura facendogli spostare le ferie, facendogli perdere anche la caparra in un'occasione versata all'atto della prenotazione di una vacanza da parte dell'uomo. E chiudiamo con la cronaca, parliamo di viabilità a Lucca. Venerdì sera il comitato di Via Salicchi ha avuto un incontro con provincia e comune per affrontare diverse tematiche, dalla realizzazione del ponte sul Cerchio alla situazione di Via Salicchi, ma anche assi viari, il punto nel nostro prossimo servizio. Assi viari, scalo merci, ponte sul fiume Serchio, rotatoria in via Salicchi e viabilità lungo la circonvallazione. Sono stati questi gli argomenti al centro dell'assemblea indetta dal comitato Via Salicchi e qui hanno preso parte anche il presidente della provincia Stefano Baccelli e il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. In merito alla questione assi viari nord, sud ed est, ovest, ciò che è emerso è che comune e provincia da soli non hanno le risorse per mettere in campo opere di grande viabilità. Per la loro realizzazione ci sarà quindi da attendere, ma obiettivo della provincia è quello di definire la progettazione degli assi entro la fine di novembre, così da quantificare tutti i costi per poi chiedere finanziamenti al CIPE. Le difficoltà legate alla progettazione degli assi sembra siano anche la causa dei ritardi legati alla realizzazione del nuovo ponte sul Cerchio, il cui progetto del costo di 15 milioni di euro è ora in mano solo agli enti locali e quindi realizzabile. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha già messo a disposizione 7 milioni di euro, i restanti li ha promessi la Regione, che però, ad onor del vero, ancora non li ha scritti in bilancio. Palazzo Ducale, che prevede la realizzazione dell'infrastruttura a larga 10 metri, ad un chilometro a nord di Monte San Quirico, però è fiducioso e conta di indire una gara con un concorso di idee internazionale entro la fine dell'anno. Chiariti alcuni aspetti sul futuro, messo un no definitivo alla paventata ipotesi della circonvallazione a senso unico, ai cittadini di Via Salicchi, che ancora una volta hanno manifestato la loro rabbia per la pericolosità della zona tra smog e incroci labirinto, è stato promesso anche qualcosa di realizzabile a breve. Palazzo Orzetti si è infatti impegnato ad eseguire interventi sulla segnaletica e attraversamenti pedonali. Inoltre verrà verificata la possibilità di costruire marciapiedi. Per quello che riguarda invece la rotonda in via Salicchi, il progetto è in fase di definizione. Infine, capitolo scalo merci, almeno la sua realizzazione va avanti spedita e una volta in essere porterà ad una riduzione del traffico pesante, circa 35 tiri in meno sulle strade del capoluogo. Il maltempo che nel weekend ha interessato la piana di Lucca ha causato il crollo della diga centenaria del Piaggione, struttura realizzata per creare una sorta di cassa di espansione in caso di necessità. A segnalare il fatto il comitato paesano, che teme adesso che gli interventi compiuti in estate attorno alla diga possano provocare danni o allagamenti con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno. Per la gente del paese infatti i lavori che sono stati realizzati per sfruttare la forza dell'acqua e produrre energia elettrica avrebbero indebolito la struttura e potrebbero quindi costituire un rischio anche per le abitazioni in caso di piene ancora più violente.
E adesso la pagina sportiva, partiamo con il calcio. Non basta la Lucchese e il sesto sigillo personale di Canalini per avere ragione di un Castenaso Maedomo che a 7 minuti dalla fine trova il meritato pareggio dopo una gara giocata su un campo quasi impraticabile. Ad un minuto dalla fine Nardi avrebbe avuto sul sinistro la palla del 2-1, ma Giovannini si distende e devia in angolo. Il pari è giusto, anche se con un pizzico di attenzione in più la Lucchese avrebbe ottenuto una vittoria preziosissima per la sua classifica. Il basket, nell'anticipo della sesta giornata di divisione nazionale A, l'Arcantea di coach Russo torna alla vittoria contro Sansevero e lo fa nel modo più convincente possibile, seppellendo di 40 punti la rivale pugliese. Partita comunque dalle due facce, quei biancorossi che provano a scappare già nel primo tempo, ma uno splendido Iannilli chiude ogni tentativo di allungo. All'intervallo i lucchesi sono avanti di solo di 3 punti grazie ad una tripla allo scadere di Parente. Nella ripresa la partita svolta subito con Parente e Santa Rossa che guidano il parziale che sarà poi decisivo e la difesa di Russo che si stringe su Iannilli. Il quarto quarto è una passeggiata per i lucchesi, 38 il parziale e 96-56 il finale. Nemmeno il tempo di esultare che giovedì ragazzi lucchesi saranno impegnati sul parquet di Ferrara, una delle formazioni più in forma del campionato. Per l'occasione potrebbe essere della partita anche Capitan Barzanti. E ancora per il basket, esordio positivo tra le mura amiche per la Gesam Gas che ha battuto con il punteggio di 69-62 il CUS Cagliari. 2 punti importanti raggiunti al termine di un match non semplice perché Cagliari ha dimostrato a più riprese di essere una formazione solida e con buone individualità, ma le biancorosse sono riuscite nel finale ad avere la meglio. Alla fine del primo quarto Lucca ha chiuso in vantaggio 20-14, il secondo quarto è stato più combattuto con le ospiti che più volte si sono fatte pericolosamente sotto, alla fine Lucca ha chiuso però con un +2, 36-34. Nella ripresa Cagliari è partito con il piglio giusto, ma nel finale le biancorosse hanno trovato il +4 con una bella azione di Andrade. Il finale è palpitante, ma alla fine prima Spreafico, poi Ruzicova fissano il punteggio sul 69-62, dando così la vittoria a Lucca per il tripudio del pubblico del Palatagliate. Ed infine la pallavolo, un ben organizzato Nottolini impedisce al team Acqua di Bolgheri Volley Cecina di conquistare il primo successo casalingo in questo suo primo campionato di Serie B2. Le capannorese hanno vinto per 3-2 al termine di una partita in cui la formazione di mister Beccheroni ha fatto vedere un'organizzazione di gioco ben strutturata. Primo set il Nottolini parte forte, ma poi sono le padrone di casa ad imporsi. Secondo e terzo set sono delle capannoresi che poi nel quarto cedono di nuovo a Cecina. Decisivo il quinto set con il Nottolini che dopo un 3-3 iniziale sorprende Acqua di Bolgheri, tanto che si va al cambio sull'8-4. Gli ospiti continuano poi a macinare giochi e punti ed in solo 13 minuti la Nottolini si è aggiudicata il set per 15-6 e quindi la partita con il risultato di 3-7-2. E per questa edizione è tutto, le immagini anche della Lucchese dell'Arca con la cronaca della partita nel TG di questa sera, appuntamento alle ore 19. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.